prende il via sabato 30 ottobre l'ottava edizione delle elevazioni musicali autunnali, organizzata dalla parrocchia di San Giuliano e dai frati cappuccini di Albino. Le quattro elevazioni musicali, con la direzione artistica del cavalier Gianluigi Carrara, sono ad ingresso libero, con inizio alle ore 21, ed intendono ricordare l'opera sociale e culturale di alcuni personaggi di spicco della società. Il primo appuntamento è fissato sabato 30 ottobre presso la chiesa del convento dei frati cappuccini di Albino, con il concerto del duo cameristico Giambattista Piantoni e Mario Rota, per ricordare il sacrificio di Monsignor Luigi Pavovese, ucciso in Turchia il 3 giugno 1910. La seconda elevazione musicale si tiene sabato 6 novembre presso la prepositurale di San Giuliano con un concerto d'organo di Maurizio Ranica, che intende ricordare il 125esimo della nascita di Vittorio Carrara, fondatore della casa editrice musicale. Terzo appuntamento in programma domenica 14 novembre presso l'Auditorium Comunale di Albino, con il recital pianistico di Edgar Cattaneo, per ricordare il 15° anniversario della morte di Mario Cuminetti, protagonista di diverse iniziative culturali. L'ultimo appuntamento è in calendario sabato 27 novembre, presso la prepositurale di San Giuliano, con il concerto del Quintetto Italiano, composto da Paolo Testa, Sonia Rovaris, Germana Porcu, Claudio Ceriotti e Aurelio Pizzuto, per commemorare il 450° della morte di Andrea Moroni, illustre architetto del XVI secolo. Le elevazioni musicali sono state improntate a scopo benefico e sono state patrocinate dalla città di Albino, dalla provincia di Bergamo, dal Consiglio regionale della Lombardia e della Camera di Commercio di Bergamo. Da Albino, linea allo studio.